carta, forbici, sasso per forza. Per chi se prende il Brasile o per chi insomma se sceglie la squadra, vai. Io. Mi prendo il Brasile, grazie al cavolo, ecco. Beverebbe da dire. Detto questo, se vi al Brasile, commentate qui sotto con marcatori il risultato esatto di Croazia-Brasile. A tutti quelli che indovineranno faremo lo screen e li andremo a ripostare sul nostro profilo Instagram. E adesso, buona visione, vai col video. Non mi fai di manca a me, vai, no, col video, vai. Siete pronti? Perché questo è un doppio pronostico gameplay. Stiamo per fare Croazia-Brasile e Marocco-Portogallo. Vi chiediamo una marea di mi piace su questo video se volete i gameplay continuino fino alla finale del mondiale, ragazzi. Quindi nelle due semifinali. Detto questo, iscrivetevi e attivate la campanella su tutti e due i canali YouTube dove parliamo di calcio. Se no, tanti video ve li perdete. Ci abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio. Tutti i canali in descrizione durante il video compariranno qui. Yeah! Vai, è arrivato il momento. Sei pronto? Yeah! Dai che si comincia! Premo il tasto opzioni. Eccolo, per Luca, cominciare. Eccolo Luca nel riscaldamento. Luchetto Modric. E andiamo avanti. Mantengo per saltare perché i riscaldamenti e nonne e zie non ce ne può fregare di meno. Ma l'atmosfera di Croazia a Brasile un minimo però attira l'attenzione. Parliamo di un quarto di finale molto interessante, sì, i vice campioni del mondo in carica, e non è il Brasile, no, bensì la Croazia. Di conseguenza, ragazzini, Modric una cosa e un'altra, Balatti. Batto io. Ti ho detto una cosa, che l'account del Brasile è il tuo praticamente. Ah, vabbè, non fa niente. No, ho sbagliato. No, e te va, gol. Sai che non mi ero reso conto che era uno tuo? Bene, benissimo. Le tue sono rosse, guarda le. Sì, rosse. Guarda, non ci capisce. Eccolo! Nulla. Eccolo! Non ci capisce nulla e fa 1-0. Molto bene. Oh! Respinge il portiere. Buono, sì, buono Vagovic. Ehi! Ho premuto quadrato. Vabbè, gioca. Io lo sto di mezza, ma proprio mezza parola. No, infatti in sciavo con te. Mamma che gol! Ma che è sta capocciata? Ma che ha fatto? Ma non lo so. Allontano un po' il microfono perché l'altra volta ho notato che ho strillato veramente troppo. Se l'è buttata in porta da solo, se l'è buttata, ma io non ci capisco niente queste maglie. Non ci vedo, non riesco a capire. Ma sei daltonico, sei? Oh, lo sai che ho difficoltà con le maglie. Vinicius mi sembrava uno mio. Vabbè, che te devo dire? Popi Popi, Sise Sise. Ma che è là? Vabbè, ha sbagliato Livakovic. Sì, sì, è errore del portiere. Onestamente parlando, eh. Era centralissima, ma lo sai com'è. Ancora mi riecheggia nel controller. No. Ragazzi, un 1-2 Brasile clamoroso. E qui non ci siamo. Parliamo di Neymar, che se non sbaglio, sì, dovesse segnare, Diventerebbe il miglior marcatore all time del Brasile. Raggiungerebbe, supera Pelé o lo raggiunge? Lo raggiunge, 77 pari. Mamma mia, ragazzi, ha fatto 77 gol col Brasile Neymar. 76. Così tanti. Vabbè, io già ho considerato questo come gol. Così no. Così tanti ha fatti. Sì, meglio di Romario? Nessun altro, no. Pochi? Quanti in meno? No, pochi no, perché se non mi sbaglio è comunque il terzo. Ci ho messo dure. Anzi, al momento è quarto, perché poi Ronaldo è secondo, se non mi sbaglio. Pelé è primo. E Neymar... No, vabbè, mai capito. Ho tentato un tiro a gira alla Insigne. Sì, l'ho ripassata io, vabbè. Fabio, ma che te sta succede? Adesso di non riesco a capire delle maglie. C'ho difficoltà, non capisco. Vuoi che scurisco un po' lo schermo? No, no, non è questione di schermo. Sicuro? Cioè, proprio che la maglia del Brasile non è gialla, ma è bianca. Pure i calzoncini bianchi. Cioè, per me è difficile, cioè io non capisco. Ma
Barça, oh, ma che è, oh. Finisce il primo tempo con un buon Fabio che non vuole arrendersi. Che, ma che ha fatto questo? Vai. Si fanno pure il selfie. È incredibile, un quaiab. Che è qua? Ah, il legno. Mazza tempo. Che legno che ho preso. Mamma mia, Fabio, 9 tiri. Certo che con 9 tiri ho fatto 3 go. Dai, la miseria. Alisson. Ancora un'occasione. Te sei fatto che c'ha questa antena? Che... Ma hanno sbagliato sport. No. Oh, e cambia per giocatore. Ci sono metri per andare. Calla, mi si è aperto tutto. Ci ho capito niente. Non ho visto la palla. Il good Fabio cerca un... Eh sì, ma guarda come la spara là, oh. Niente. Ecco, momenti mo... Deviata? Oh, se la spigne, eh. Entrata! Io tranquillo, pensavo fosse sempre il mio, cioè no, un qualcosa di incredible, Vinicius. Io dico la verità, ho premuto il tiro e ho visto lui che se la trascinava in rete, semplicemente. Ho premuto, ma col tacco se l'è portata. L'ha portata avanti. Ma che gol ha fatto? Ha portato avanti, ma una qualità entrata, ma una qualità pazzesca comunque. Sì, 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 no, vabbè, comunque. Bah, Vinicius fa paura. Eccola. Mi sono sbagliato. Vabbè. Brasile è incredibile comunque. Possono partire in contropiede, attenzione. Quando arrivo. Buonanotte alla. Mamma che parata che ha fatto. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Comunque c'hai delle belle frecce, eh. Eccola. Alisson, ragazzi. Mamma, sto Brasile. No, che cacchio. Mamma mia, Alisson ancora. Ma che fai? Non è angolo ancora. Altro che... Mamma mia, oh. Lo ammetto, sono stato da una parte in alcuni tratti fortunato. Però il Brasile, ragazzi, no, un paio di gol, non dico tanto, penso di tu. Ma il Brasile è ingiocabile. Sì, è forte. No, non è che molto, è forte. Molto forte. Cioè, è la squadra attualmente con cui mi sono trovato 100 volte. Ha fatto 18 tiri, ne ho fatti 13. 18 tiri, sì, ma penso, ho detto un paio di gol almeno devo fare. Adesso ti faccio scegliere, visto che io ho scelto la squadra più forte. Vai, chi tra Marocco Portogallo e Portogallo. O Marocco? E te faccio pure scegliere su FIFA o su PES? No, ci stiamo, proseguiamo qua. Ma voglio... Bisogna far terminare la partita, ovviamente. Sì, dammi il Marocco. Non vuoi il Portogallo? No, dammi il Marocco. Ci siamo! Marocco! Portogallo ha deciso di prendere il Marocco. Ci andiamo a giocare questa partita. E abbiamo fatto le probabili formazioni, perlomeno quelle che risultano nel momento in cui... Nel momento. In cui stiamo registrando. Bene. Detto questo, tiam, dai, che se comincia. Dai. Gli inni, le nonne, le zie, non le voglio vedere. Andiamo avanti. Ok. Una bella ciabattiella, però Bonu ha parato tutto. Mi si è aperto. E se sono aperte le acque! Siri! Mannaggia la miseria, pensavo che eri seria. Questo Marocco. No! E 1-0 Porto! Ma ancora Gonzalo Ramos! Esatto, sì, Gonzalo non Ramos. Non ci posso credere. Gonzalo Ramos. Ancora Gonzalo Ramos? Mamma mia. Si conferma. Palla persa, recuperata. Barra. Che pallaccia. E poi ho dovuto solo. E da là che fai? Angolare. Incrociare. Ci è mancato, sai quanto? Calla che mi Kimi. Mi si aprono le acque come al solito. E vabbè, ma te ritorno. E no. Dai. Mamma mia, che ho parato. No, mi sapre tutto.
Mamma mia, ho vista dentro. C'ha una difficoltà. Mamma il Portogallo mia. Dietro. In Sevilla. Buonanotte. Manna Sabiri. Vabbè, ho capito. Ragazzi. Ho capito, ma io spazio ti ritorno. Mamma che mi ha parato. Vabbè, ma io spazio ti ritorno addosso. Però è sempre la stessa storia. Ma io, ma che devo fa? Ma più di così, ma che devo fa? Parata pure questa. È un qualcosa di esagerato. Vai. Vabbè, questa era abbastanza. Diciamo che la tutta era abbastanza semplice. Se fallo, ma si continua per il vantaggio. Lasciava! Mamma mia, ragazzi! Ma è ancora lui? Ma è di nuovo lui? Dimmi quello che devo fare. Ma è Gonzalo Ramos un'altra volta, ho visto bene. Sì, ma ha fatto una papera assurda al portiere, cioè una cosa schifosa. Vabbè. Una ripartenza. Cioè, mi si è scansato il giocatore là, aprono tutto, palla innocua, completamente innocua, cioè ci leva la mano. E Bonu non è stato tanto Bonu in questo caso. Andiamo avanti. Mamma mia, ma che sta succedendo? No, non ne ho idea. Non lo so che cazzo sta succedendo, ma mi sto stringendo una bestia. No, aspetta, ho visto bene. Era fuori, era fuori. Tranquillo, cara. Sì, fuori. Ma non so da quanto è uscita qua la palla. Andiamo avanti. 10 tiri a 5. 5 tiri, tu ne hai fatti 10. Andiamo avanti. Stai a pressare. Stai asfissiando il pressing. Senti, io voglio mettere un altro. Vai, vai. Detesta, mamma mia, detesta, ce va. Mamma mia, ne sa fa un altro. No, sta a fa un'altra papera. Sta a fa. Niente, Sevilla. Ci ha pensato. Manto tira. Addirittura. E Bonu para. Ancora in calcio d'angolo. Cerco un capoccione. Rigore? Sì, Fabio, ma che cosa mi stai combinando? Vabbè, ho capito. Ma no, ma falla in attacco. Ma cioè, sai, ho fatto ma non ci sto a capire niente. Ma che sta a fare quello? Sta a parlare contro il nulla. Si butta in avanti. Mamma che mi ha parato. Capito, vabbè, dai, insomma, te le buttano addosso, te le tirano. Era fuori gioco, come sa. Fuori gioco. Mamma mia, ho vista quasi dentro. Eccola. Questo pio me lo sento. No, no, tranquillo, che tanto sono innocuo. Annaggia la miseria! Fuori gioco, tranquillo. Come fuori gioco? Ah, sì, è vero. Scade il tempo e il Gabon. E alleluia. Si porta a è finito sto supplizio. Mamma mia, ma che è oggi? Quindi passano Croazia e Marocco, perché si verifica sempre al contrario. Il Gabon vince entrambe le partite, ma ho capito quello che devo fare. Devo dare sempre il controller mio e il mio account. Come no? Sì, sì, proprio. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima, ragazzi, con un nuovo video. Ciao, regà! Ciao, regà! Mamma mia, no. Lasciamo perdere sto video. Sei esausto, sei esausto. Ciao! Ciao!